Noi siamo abituati a intervenire sulle vicende di corruzione con provvedimenti di emergenza, spesso legati più dall'ansia, da prestazione del capo del governo, del ministro competente, dell'uomo politico, ansia comprensibile, dimostrare che siamo in grado di reagire, lo Stato reagisce. Poi però scopriamo che abbiamo fatto un sacco di regole in più e il problema non sono le regole, sono chi non le rispetta. Abbiamo un sacco di authorities e il problema non sono le authorities, ma quello che fanno. Allora, su questo io sono personalmente molto colpito, soprattutto dalla vicenda veneziana, perché c'è un elemento che tira in ballo la politica evidente. Chi volesse negare una evidente responsabilità della politica e di alcuni politici in questa vicenda sarebbe fuori dalla storia, anche per la mia parte politica, anche per la mia parte politica. Quindi guai a chi dice no, ma lui non è iscritto, no. Riguarda tutte le parti politiche, riguarda anche il PD e il centro-sinistra. Però nel caso di Venezia è ancora peggio, perché riguarda alcuni magistrati, riguarda alcuni finanzieri, cioè riguarda alcune persone che rappresentano non soltanto i ladri, ma anche le guardie. Siccome, no, però non applaudite perché il fatto che c'è poco da applaudire, una constatazione del genere, a questo punto la risposta che noi dobbiamo dare è di due profili. Uno è una risposta strutturale che può avere una settimana di tempo in più, che può avere bisogno di una settimana di tempo in più o due settimane di tempo in più. Due settimane quindi? No, io la immagino, poi le dico come la immagino, direttore, però... perché su un doppio binario di risposte, vengo poi nel merito a dirle come, ma c'è anche bisogno di una risposta culturale, cioè quando voi fate la Repubblica delle Idee e parlate di riscrivere il Paese, dite una cosa sacrosanta, noi non usciamo dalla crisi semplicemente con provvedimenti spot. Allora, benissimo i provvedimenti spot e poi andiamo nel merito a discutere se lei vorrà, ma c'è un'esigenza, c'è un'emergenza educativa in Italia, da cui si riparte. O si riparte con una scommessa educativa, culturale, che tiene insieme l'istruzione pubblica, l'educazione, la cultura, i teatri, la RAI, e si riparte di lì, e quindi si afferma il principio che la legalità non è un optional, ma è un valore e vale per le guardie e per i ladri, oppure noi entriamo in una dimensione che è soltanto una dimensione spot come tutti gli altri. C'è l'arresto, io reagisco, e siccome devo reagire e siccome ho bisogno anche di dire ai giornali che sono forte e che dimostro che lo Stato reagisce, faccio un provvedimento spot, do all'ennesima autorità dei poteri slegati da tutto il resto e domani siamo punto e a capo.